La delibera regionale che prevede il commissariamento per tutti quei comuni che entro un determinato periodo di tempo non avranno provveduto a consegnare il piano delle coste non ha intenti punitivi, ma tende solo a imprimere un'accelerazione alla nascita di una programmazione inevitabile. Lo spiega l'assessore regionale al demanio marittimo, Leonardo Di Gioia. La delibera che abbiamo approvato ieri prevede non un commissariamento generico che potrebbe anche ingenerare confusione, ma un commissariamento ad acta, cioè eventualmente i comuni dovessero rimanere inadempienti rispetto a questo obbligo giuridico che nasce da una legge regionale, verrebbero commissariati per redigere esclusivamente questo atto. Quindi è una cosa di una portata un po' più limitata e soprattutto non è una cosa punitiva. Entro 30 giorni i comuni sono tenuti a comunicare lo stato dell'arte. La regione vuole sapere a che punto sono i lavori e quali tecnici stanno elaborando il piano. Nel caso in cui non siano ancora cominciati i lavori di elaborazione del piano delle coste, ai comuni sono concessi 60 giorni per avviare l'iter e ulteriori 4 mesi per l'approfondimento. Ad oggi nessun comune della regione ha consegnato il suo piano. Non vogliamo un rapporto conflittuale, ma solo sollecitare. Vogliamo capire quanti lidi hanno chiesto le concessioni e a quanti lidi si possono concedere, ha spiegato l'assessore al demanio marittimo. Il sindaco di Porto Cesario, Salvatore Albano, in un confronto telefonico con Di Gioia, ha spiegato che la sua amministrazione ha già cominciato a lavorare sul piano delle coste, ma i problemi di carattere tecnico-amministrativo sono tanti. Le difficoltà sono tantissime. Il piano comunale delle coste è abbastanza complesso, quindi ha bisogno di diverse professionalità. Ci siamo attivati, abbiamo già sentito vari professionisti, perché occorre fare una VAS, no? Una valutazione ambientale strategica, che è qualcosa che non si fa, insomma, in un mese o due, quindi ha bisogno di un pochino di tempo e altre professionalità, soprattutto per quanto riguarda lo studio delle correnti geomarine e quant'altro. Poi se teniamo presente anche il fatto che con il nuovo piano paesaggistico che è stato adattato dalla Regione, noi abbiamo un attimino frenato, in quanto all'interno del piano paesaggistico quindi sono stati individuati anche i cordoni dunali, le aree retrostanti, quindi bisogna fare uno studio attento, eventualmente fare anche delle osservazioni e questo rallenta un pochino il procedimento. È proprio questo il motivo che avrebbe frenato tanti comuni della regione. L'elaborazione richiede competenze e risorse. Poi ci sono le lungaggini dovute agli alti costi delle consulenze. Di Gioia, però, ha promesso di accompagnare i comuni verso l'elaborazione dei piani delle coste, mettendo a disposizione competenze e bagaglio tecnico del personale che lavora in regione. Vogliamo accompagnare i comuni che hanno iniziato i lavori e sollecitare chi non lo ha fatto. Quando emaneremo la prossima ordinanza balneare, dovremo farlo sulla scorta di una pianificazione chiara e capendo che si aprirà un nuovo mercato, ad esempio quello delle spiagge libere concesse. Non possiamo rinunciare a questa sfida, conclude Di Gioia.